Siamo col dottor Bottazzi di Prisma Impianti di Basaluzzo. Anche la vostra azienda ha voluto aderire con entusiasmo a questa iniziativa dell'Istituto Marconi. Assolutamente sì, bellissima iniziativa. C'è un coinvolgimento importante, ragazzi di quarte e quinte. Noi stiamo come azienda, come Prisma, ricercando nuovi personale da assumere. Ci occupiamo di automazione industriale, quindi siamo più che altro orientati a un discorso di progettazione elettrica, progettazione software, meccanica, meccatronica e informatica. Quindi cercate sia laureati ma anche buoni diplomati, immagino. Assolutamente sì, ricerca di laureati ma anche diplomati, perché comunque un inserimento anche da giovani, da ragazzi nel mondo del lavoro permette a loro una formazione già da subito, quindi molto più malleabili, disponibili. Poi noi abbiamo aziende in Sud America, abbiamo due filiali in Sud America, una in Perù, una in Cile, abbiamo una società negli Stati Uniti e quindi insomma lavoriamo in tutto il mondo, quindi ci sono opportunità di crescita importanti. No. È bello quindi sapere per un ragazzo di Tortona, della nostra zona, che ci si può impiegare anche vicino a casa in un settore che magari non è così conosciuto. Assolutamente. Noi diciamo sempre che per venire a lavorare in Prisma ci vuole il cuore, ci vuole la passione, perché noi lavoriamo in tantissimi settori e ogni lavoro è un lavoro nuovo. Non facciamo produzione di macchine particolari, noi facciamo impianti. Diversi settori, metallurgia, siderurgia, energetico, chimico, petrolifero, quindi diciamo che è veramente vario e la professionalità, l'esperienza che si può fare in Prisma è veramente vasta, quindi aperta a tutti i ragazzi. Anche perché per i ragazzi, mi lasci dire, più ambiziosi e coraggiosi, magari dopo un anno a Basaluzzo si può andare un anno in Perù. Ma garantito, garantito, anzi è quello che noi cerchiamo, noi dobbiamo costruire quelle persone, perché noi è vero che il centro, la sede è a Basaluzzo, però lavoriamo in tutto il mondo. Oggi il 70% del nostro mercato è fuori dall'Italia, quindi chi progetta e sviluppa Basaluzzo poi va a fare la messa in servizio, va a fare l'impianto in giro per il mondo. Grazie, in bocca al lupo. Ci mancherebbe, grazie.